concetto della difesa personale per il Krav Maga è risolvere una situazione. Noi vogliamo vincere una situazione, non vincere la persona. Nella selezione delle tecniche c'è una selezione accurata, anche considerando che l'allievo possa abbia un alto indice di infortunio nel provare la tecnica. In quel caso la tecnica viene scartata, perché l'allievo non arriva vivo a saperla praticare. L'altro elemento è che mentre la impara la tecnica abbia un livello di efficacia tale che se lui viene aggredito anche quando la fa male non rischia la vita, non rischia un infortunio grave. Non importa se dopo 3 anni quella tecnica è molto migliore di un'altra, certo. Mettiamo che una tecnica mi dia come risultato 100 e un'altra mi dia come risultato 80, ma la tecnica che mi dà 100 mi richiede 3 anni. Al termine di quei anni io la so utilizzare, prima usarla finché non è al massimo della mia performance significa che io rischio di morire e di ferirmi gravemente. La scarti ovviamente, perché hai per 3 anni o anche solo per 2 anni una persona che è a rischio di vita, perché in teoria dopo 2 anni diventa più brava. No, allora gli dai tutta una serie di cose che funzionano subito e dopo, se vuole, si prepara questa tecnica, ma nel frattempo ha il paracadute, cioè, altrimenti lo stai lanciando nel vuoto. Non ti preoccupare, fra 2 anni andrà tutto bene, nel frattempo stai a casa, non ti muovere.